Ciao raga, qualche mese fa vi ho parlato di Team Vision. Volevo ricordarvi che con 29,99€ al mese potete avere tutto Disney Plus, tutto Netflix, tutto DAZN con la serie A Team, tutto Infinity Plus con la UEFA Champions League e tutto l'intrattenimento di Team Vision. Io raga vi dico la verità, ormai utilizzo solamente Team Vision perché è uno e con uno vedo tutto, è veramente fantastico. E io ve lascio il link in descrizione, per chi non fosse ancora abbonato potete ancora farlo. Regà, link qua sotto. Raga, allora, John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Pomeriggio di Champions. Sì, pomeriggio di Champions, pomeriggio in cui c'è tanto di cui parlare, pomeriggio in cui bisogna parlare necessariamente del Milan, della partita del Milan contro il Porto, del Milan e del Milan. E del Milan che oggi mi sorprende, forse un po' in negativo. Io lo sapete, no? Lo sapete, sono un tifoso romanista. Io sono un tifoso romanista. Però quando insomma giocano gli italiani, a meno che non si tratti di Lazio, in Champions o in Europa o quel che sia, io comunque spero che le italiane vincono, perché per me è importante appunto che questo ci sia. E oggettivamente, tra l'altro, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mi raccomando, lasciate tantissimi piace perché ci tengo. Oggettivamente questa per il Milan era una partita da dentro fuori, era una partita in cui o passavi il turno oppure per te era finita. Tra l'altro la telecamera è abbastanza storta e sta cosa secondo me era abbastanza palese. Cioè, nel senso, credo fosse palese che il Milan quest'oggi in casa contro il Porto doveva dare tutto. Però di contro non c'era una sparring partner. Di contro c'era un Porto bravo in pressing, ordinato, scaltro nel rubare palla. E lì, ragazzi, sai qual è il problema? Che se tu trovi la squadra che è brava a rubarti palla nella tua metà campo, se tu sei messa male difensivamente parlando, ti buca. E questo continuo dover stare attenti a come utilizzi il pallone, a quello che fai con il pallone, perché se perdi il pallone son cazzi, richiede un'estrema attenzione, un'estrema concentrazione e, a mio modo di vedere, ti riduce al minimo le forze. Questa secondo me è stata una chiave di lettura della partita. Ma soprattutto è un Porto che gioca con la linea alta. La linea alta del Porto non ti permette di fare lanci mirati, non ti permette magari dal basso di andare a raggiungere l'ala o l'attaccante o l'esterno di centrocampo, perché tu non hai nemmeno la possibilità per un momento di pensare a quello che devi fare. Tu devi essere bravo ad uscirne in palleggio 1-2 e esci dalla marcatura, esci dalla pressione del Porto. Però parliamoci chiaro, il Milan secondo me c'ha tanti punti a favore, tanti punti positivi in tutto quello che è stato anche il campionato di Serie A del Milan in questo momento. Sa anche palleggiare, perché non mi sento di dire che il Milan non sappia palleggiare, anzi. Però il palleggio secondo me non è estremamente il punto più a favore del Milan. Non è la cosa migliore che il Milan sappia fare il palleggio. C'ha tanti pregi, sa anche palleggiare, però quando poi tu costringi solamente a farli palleggiare, un pochino il Milan secondo me ne risente. L'1-0 di Luis Diaz, io voglio ridere, ma rido in difesa dei milanisti, ragazzi. Cioè io mi faccio una grande risata da tifoso romanista, da tifoso, poi dov'è lo eccolo, da tifoso romanista, al contrario, eccolo, da tifoso romanista mi faccio una risata, perché io ve lo dico, vi ripeto, tifo italiani in Europa, è mai possibile, santo cielo, al di là di come il Milan stava giocando fino a quel momento, al di là di quello che il Milan aveva fatto, al di là di quello che il Milan meritasse in quel momento, che il Milan in ogni fottutissima partita di Champions League di quest'anno è stato sfavorito in ogni partita. In ogni partita. Poi io tipo 10 giorni fa, quando io sono stato Porto Milan, ho parlato di questa cosa, l'ho messa anche nel titolo e tutti: no Sic, ma che cazzo stai a dire, il Milan ha meritato di perdere. Ma il Milan ha meritato di perdere con il Porto a Oporto, ha meritato assolutamente di perdere, non ha combinato nulla, cioè è stato praticamente preso a pallettate nella faccia per 90 minuti più recupero tra primo e secondo tempo, quindi è inutile parlarne. Però è utile invece parlarne quando si va a far riferimento comunque ad un errore arbitrale, perché se comunque tu non mi dai quell'errore arbitrale lì all'andata ad esempio,
esempio, magari la partita finisce 0-0, il Porto c'ha due punti di meno e il Milan ce n'ha uno in più, cambia la classifica. Al di là di quello che merito, perché poi non accade sempre quello che si merita. Il Real Madrid fece 30 tiri contro lo Sheriff Tiraspol e perse 1-2. Ne ho parlato tra l'altro oggi in una top 10 sul mio secondo canale, Simone Sicco, ve la lascio qua sotto, recuperate, ve l'ho parlato anche di quel Real Madrid Sheriff di un mesetto fa. Detto questo, il gol di Luis Diaz quindi è leggibile secondo me in due chiavi importanti di lettura. La prima appunto è quella dell'errore arbitrale, perché c'è un fallo gigantesco su Brahim Diaz, e vi ripeto che qui non è il dire tipo però è un falletto, ok, non è un falletto, non è un rigorino, non è un problemino, questo ragazzi è un fallo. Se tu mi butti per terra, mi fai la cianghetta, si diceva da ragazzini, mi fai lo sgambetto col piede di dietro, mi fai cascare, mi rubi la palla, così, per quanto mi riguarda quello è fallo. Quindi tu mi hai segnato in quell'occasione là, per quanto mi riguarda è fallo. Dall'altra parte, l'altra chiave di lettura è che un pochino di colpa il Milan ce l'ha, perché la palla a un certo punto va buttata via. Va buttata via, non puoi tenere la palla in una situazione così pericolosa, perché in quel frangente lì, quando Brahim Diaz perde il pallone, il Milan aveva già rischiato più e più volte di perderlo per colpa del pressing del Porto, ma sempre in quell'azione lì, quando vedi che sei condizionato sul collo, quando stai sempre facendo l'ultimo passaggio rischiando di perderla, più butta via. Lì è frutto di insistenza, e il Milan secondo me lì soffre tanto, perché poi il primo gol rischia di tagliarti le gambe. Non è un primo tempo bello del Milan, è un secondo tempo bello del Milan, questo sì, è un Milan che entra in campo in modo completamente diverso. Il primo tempo però non è bello, è un primo tempo in cui il Milan gioca con paura, secondo me. Lo diceva anche Seedorf, tra l'altro, su Prime a fine primo tempo, tra un tempo e un altro, Clarence Seedorf faceva vedere come i giocatori del Milan partissero subito all'indietro. Ragazzi, ma io, essendo una partita da dentro fuori, mi aspetto che il Milan si getti in avanti, mi aspetto che il Milan cerchi immediatamente il gol del vantaggio. Perché allora si chiude dietro? Non capisco. Poi ci sono due importanti parate di Tarusano, che sta prendendo sempre più fiducia, e sta cosa va assolutamente considerata. E soprattutto nel primo tempo vediamo un Porto che è una squadra con idee chiare. Io ve l'anticipavo, io ve lo dicevo già nei video precedenti, il Porto non è una squadra sulla quale fare calcoli. I milanisti dicevano ma se facciamo doppia vittoria con il Porto, poi magari pareggiando con l'Atletico Madrid. Ragazzi, non è così. Cioè, il Porto è una squadra che in questo girone ai nastri di partenza, per quanto mi riguardava, poteva tranquillamente arrivare prima. Cioè, un Porto che ha una esperienza europea da talmente tanto grande da poter tranquillamente dire: io ho fatto 4 punti con il Milan ed è giusto così. Ci sta, ma anche a livello di prestazione, il Porto, secondo me, i 4 punti se li ha meritati tra andata e ritorno con il Milan. Poi sono due errori arbitrali che a mio modo di vedere vanno considerati, però se l'è meritato, perché il Porto è un'idea, una squadra con idee chiare, è una squadra che gioca in modo lucido, che non gioca in modo frenetico, che non gioca in modo ansioso, che gioca assolutamente in modo ragionato. Sono tutti punti a favore, ed è un primo tempo in cui sinceramente il Porto mi sorprende, il Milan di Pioli un pochino mi delude, perché il Porto gioca sempre nello stesso modo. C'è davanti Taremi ed Evan Nilsson, e c'è praticamente Luis Diaz che va a fare il terzo attaccante, come cazzo si chiama, Otavio, si accentra, e il Porto dà densità in mezzo al campo. Perché il Milan non attacca sulle fasce, visto che il Porto le lascia sempre libere? Non lo so. Continua ad attaccare centralmente, nel primo tempo non combina niente. Nel secondo tempo il Milan cambia da così a così, perché inizia ad attaccare sulle fasce, capisce i punti a sfavore del Porto, ma andava studiato. Anche all'andata il Porto ha giocato così. Mi sorprende che il Milan abbia giocato allo stesso modo, sbagliando di nuovo il primo tempo. La pareggia Kalulu, bravo a tenerla bassa, lì la poteva sparare alta. Va detto anche che è fortunato, perché Mbeba se la butta dentro da sole, la palla stava uscendo. Ma lì è bravissimo Giroud, preziosissimo Giroud, a fare quella girata lì. Il punto in questo momento serve forse a poco, non lo so, comunque sempre meglio un punto che niente. Liverpool 9, Porto 5, Atletico Madrid 4, Milan 1. Il Milan deve sperare che stasera il Liverpool batta l'Atletico Madrid per rimanere in gioco. La matematica non è ancora diciamo destabilizzante e diciamo ufficiale per quanto riguarda il passaggio del turno. Se oggi il Milan avesse perso avrebbe salutato definitivamente la Champions League. Rimane in gioco, però un punto in 4 partite sono davvero davvero pochi. Serve il miracolo, serve la doppia vittoria e poi incrociare le dita per quanto riguarda gli altri accoppiamenti. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Buon shalala come sempre, ci vediamo al prossimo video.